Ciao a tutti, io sono Pierpaolo e questa è una nuova puntata della Pierpolemica. Una Pierpolemica che fa parte di un terzetto speciale che ho registrato e sto pubblicando in occasione della Gamescom, un po' come ho fatto in occasione delle E3 di Los Angeles. Quindi tre Pierpolemiche dedicate ai tre grandi publisher produttori di console. In questa puntata mi focalizzo su Xbox, su quello che Microsoft dovrebbe e potrebbe far vedere proprio alla Gamescom per far sì che sia una Gamescom memorabile per Xbox. Allora, intanto parto con le certezze. Microsoft è l'unica che avrà la conferenza. In realtà sarà questa puntata dell'Inside Xbox, come aveva fatto l'anno scorso, noiosissimo. Spero che cambi un pochettino i ritmi, questa specie di tavola rotonda piena di chiacchiere che fa vedere qualche cosa dei giochi. Comunque sarà l'unica che avrà, se non altro, qualche cosa in termini di conferenza. Poi ovvio che ci sarà Forza Horizon 4, ovvio che ci saranno i contenuti aggiuntivi di Sea of Thieves e State of Decay 2. Quindi quali sono i miei tre punti? Allora, primo di tutto, il grandissimo assente, scomparso, perso chissà dove, che non ha convinto nessuno, annunciato fin prima di Xbox One. Parlo ovviamente di Crackdown 3, un titolo che sta subendo, a parte ritardi su ritardi, ma ha subito un iter di sviluppo super travagliato, super problematico. Il grande gioco del cloud, della distruzione fatta in tempo reale grazie al potere del cloud. Buon, ecco, sarebbe bello far vedere qualcosa di questo dannato Crackdown 3, del single player, di questa distruzione così tanto annunciata, così tanto raccontata. Ecco, sarebbe bello vederlo e sarebbe bello capire dove sta andando il gioco, perché altrimenti tanto meglio ucciderlo, come fatto con Scalebound. Sarebbe il momento buono per dire: ragazzi, ci siamo sbagliati con Crackdown 3, fine dei giochi. Poi ci sono stati due grandissimi annunci delle tre di quest'anno, su cui però ci sono pochissime informazioni: Gears 5 e soprattutto Halo Infinite. Di Gears 5 si è capito un pochino soltanto qualcosa della storia, che insomma verrà dopo ovviamente il 4, dei protagonisti, però sarebbe bello vedere qualche novità del gameplay. Alla fine il 4 è stato soprattutto criticato perché era un po' troppo more of the same in termini di meccaniche di gioco. Ecco, sarebbe bello vedere cosa farà il 5 per il single player in termini di nuove meccaniche, mentre per Infinite manca tutto. Farci capire che cosa sarà questo gioco. Io, come continuo a sperare con il cuore, che si tratti del remake, del ripensamento del primo Halo, comunque di una ripartenza del franchise di Halo, però ci facciano sapere qualcosa, sperando che non sia un Battle Royale e basta, perché a me quella cosa mi preoccupa. Anche se loro hanno confermato che non sarà un Battle Royale, è meglio che ci spieghino che è sto gioco. E poi l'ultimo punto lo faccio un po' particolare: Xbox per tantissimi anni, soprattutto la 360, è stato sinonimo di indie, sia con l'iniziativa indie at Xbox, sia in generale con tutto il lavoro fatto proprio da Microsoft sullo sviluppo, sulla comunicazione riguardante gli indie. Ecco, un po' questa cosa si è persa, molto è traghettata nelle mani di PlayStation 4, di recente anche di Switch. Ecco, sarebbe bello che Xbox approfittasse magari della Gamescom per far riparlare delle sue, diciamo, del suo coinvolgimento nei titoli indipendenti. C'è tanta roba di cui si sono perse le tracce. C'è Below, che doveva uscire teoricamente quest'estate dopo il centesimo ritardo e scomparso. C'è The Last Night, quel capolavoro annunciato l'anno scorso, un po' in stile flashback, splendido da vedere, che però anche questo è scomparso. C'è Ashen, c'è lo stesso DLC di Cuphead. Sarebbe bello vedere qualche cosina in più, dei nuovi boss, dei nuovi livelli, se magari hanno implementato qualche cosa di nuovo. O c'è In the Valley of the Gods, il nuovo di Camposanto, che è vero che arriverà molto più avanti, però sarebbe bello riuscire a vedere qualche cosina di più del gameplay. Insomma, ci sono tanti indie spariti e magari Xbox potrebbe approfittarne per farci rivedere qualcosina in più di questi titoli piccolini, secondari, ma comunque estremamente interessanti. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere quali sono le vostre tre speranze per questa Gamescom che possano arrivare o possano essere esaudite da Microsoft per rendere la Gamescom di Xbox davvero memorabile. Ciao e grazie!